Andiamo al Teatro Italia, ditegli sempre di sì, sino al 21 ottobre. Vediamo. Teresina! Teresina! E tu qua? È tutto combinato, tutto sistemato. Calmati, capisci? Se no ti faccio la sinibita, calmati, capisci? Sono particolarmente legato a questo ditegli sempre di sì perché l'ho interpretato nel 1980 con la regia di Eduardo e da allora, come si usava nelle grandi famiglie teatrali, mi trovai nell'arco dello stesso anno a interpretare due ruoli. Questo personaggio è la prima volta che io lo interpreto. Ero affascinatissimo da questo meccanismo strano che percorre i meandri della mente, molto pirandelliano anche se vogliamo, di tanto in tanto si accosta Edoardo a Pirandello, però Edoardo insomma c'ha questo vettore in più della farsa per la grande tradizione familiare, quindi alcuni concetti che riguardano la mente dell'uomo da lui sono trattati in maniera leggera, in maniera comica. Guai, viaggiare, sì, sono stato lontano, sono stato... È quasi un anno che non ci vediamo. No, è un anno preciso che non ci vediamo. È passato un anno. E che ho passato, mamma mia. È la prima volta che interpreto questo personaggio, che è un personaggio meraviglioso, perché è un personaggio femminile pieno di sfaccettature, è pieno di chiaroscuri, perché è la sorella di questo pazzo che spera fermamente, con grande amore, lei è vedova, quindi è anche stata sposata, che questo fratello sia guarito. Allora vado di là e parlo con papà, e più tardi vi porto una risposta. Favorevole, speriamo, speriamo. Questa persona sarà riportata purtroppo in manicomio e questo è un problema molto grosso, no? Perché è un problema che purtroppo è sempre molto vicino a noi. Ci sono le parole adatte, perché non ci devono usare? No, ecco, tu devi dire precisamente come stanno le cose, perché io non capisco bene, se non mi imbroglio. Io sono stato un anno là. C'è una grande esuberanza in scena di tutti i personaggi. E quindi si vede già dal loro muoversi, da quei piccoli tic, che una leggera linea di follia li lega tutti quanti. Le concomitanze volute da un autore di teatro per ottenere un determinato effetto si verificano veramente nella vita. Secondo me quello che succede nel teatro può succedere nella vita e viceversa. Ora la grande magia del teatro di Edoardo fa sì che questo profumo di pazzia si sente e si avverte nel momento in cui entrano i personaggi. Quindi la follia è fuori dai manicomi o dentro i manicomi? È una grande domanda, fondamentalmente, a cui non si può dare una risposta precisa. Come state? Benissimo, grazie a Dio. Lo sapete che io mi sposo un'altra volta? E mi sposa Donna Teresina. No! L'intreccio è interessante, l'intreccio delle storie, dei personaggi. Gigi Savoia, che è il re della commedia, quindi un plauso. È interessante il modo in cui gli attori si mettono in scena i vari ruoli. Ecco. Il grande Edoardo si sente. Sembra semplice, ma insomma poi i contenuti ci sono tutti.